Bentrovati ragazzi, di nuovo bentrovati a tutti voi, io sono Manuel, mettetevi comodi, benvenuti al bar del calcio! Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde, tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Vi ricordo inoltre che siamo partiti con la nostra raccolta che ho voluto ribattezzare Meta noi e meta voi, per andare ad Auronzo di Cadore. Trovate in descrizione, anche in questo caso, in questo video e in tutti i video pubblicati sul Bar del Calcio, tutte le informazioni necessarie per partecipare qualora lo vogliate fare. Ciao! Allora ragazzi, in descrizione trovate tutte le informazioni riguardanti il nostro canale. Vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a partecipare, perché la nostra community altrimenti perde la sua meravigliosa bellezza. Allora ragazzi miei, non possono che essere di attualità le parole di Fabiani, che è stato ospite nella giornata di ieri dell'amico Guido De Angelis. E Fabiani è stato molto chiaro su due precisi passaggi, molto pressato dalle domande incalzanti che gli faceva Guido. Ha fatto bene Guido, gli faccio i complimenti, perché ha fatto anche qualche domandina scomoda, non è da tutti. Fabiani mi è piaciuto perché quantomeno ha risposto, però se devo dirvi che mi è piaciuto tutto di quello che ha detto, vi dico una bugia, perché le cose non stanno così. Dico questo perché in alcune sue parole non mi trovo per niente d'accordo. Per esempio, quando Guido gli ha detto, ma gli ha fatto capire perché la società è così piccola, perché è così piccola, perché non mettere dentro ad esempio uno come Peruzzi, Fabiani se n'è uscito con due cose. La prima risposta. Due risposte legate a questa cosa qui. La prima, ha risposto in maniera un po' stizzita, dicendo che in realtà non è vero che la Lazio è una società snella, ma che ci sono tanti, attenti alle parole perché le parole sono importanti da usare, collaboratori nella Lazio, il che non vuol dire dipendenti della Lazio. Il dipendente della Lazio è tutt'altra cosa, cambia un po' i connotati della cosa. Sono persone che collaborano con la Lazio. In merito sempre a Peruzzi, poi ha dato la seconda parte della risposta che non mi è piaciuta, sono sincero. Nel momento in cui ve la vado a fare breve, dice che quando si mettono determinati personaggi all'interno della società bisogna stare anche molto attenti al loro carattere, al loro impatto a livello caratteriale all'interno dell'ambiente Lazio. Che vuol dire? Che ti devi circondare di signor sì? C'è qualcosa in questa uscita che non mi convince. Poi torna a parlare del fatto della talent room, argomento che abbiamo affrontato già di recente. Ha fatto capire che la Lazio, dalle sue parole trapela in maniera chiara il fatto che la Lazio era molto legata a Sarri e che davvero gli aveva affidato presente e futuro della Lazio. Tant'è che la talent room, stando a quanto dice Fabiani, aveva schedato 1500 giocatori, ma non giocatori qualsiasi, giocatori aventi delle determinate caratteristiche. Quali caratteristiche? Quelle adatte al modo di fare calcio di Sarri.
Quindi Fabiani ha detto: ci siamo trovati spiazzati, ma ha subito chiarito che questo non vuol dire, sentite questa cosa, che la Lazio è in ritardo nei suoi programmi. Quindi, perché dal momento in cui è andato via Sarri ed è arrivato Tudor, la Lazio ha cambiato le caratteristiche dei giocatori da trovare, da schedare e da presentare a Tudor, e quindi non è in ritardo. Continua ad esserci qualche cosa che non mi torna, perché allora vuol dire che agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, famo marzo, va, 8 mesi, perché è nato via il 13 marzo Sarri, sono mesi inutili. Vuol dire che alla nostra portentosa talent room bastano 2 mesi, perché sono 2 mesi che è arrivato Tudor, per scovare giocatori affidabili. Posso dire dal mio punto di vista che questo è un approccio, dal mio personale punto di vista, poi ognuno ha il proprio pensiero, tutto rispettabile, è un approccio verso il concetto di scovare giovani un po' superficiale? Perché se in 2 mesi eravamo bravi tutti quanti a scovare sti fenomeni, boh. E c'è un'altra cosa, sempre legata a sto discorso della talent room, perché quando ha dovuto specificare quanti elementi lavorano nella talent room, è mica stato preciso. Lui è informatissimo su questo, no? E ha detto: abbiamo 3, 4, 5 elementi che lavorano per questo progetto. Molta, molta superficialità. Superficialità che invece non ho trovato, ed ho capito perché la talent room per Fabiani non è poi questo grande progetto da seguire. Ho trovato nelle parole di Fabiani, ma questo già ve l'avevo detto appena entrato, perché non è che lo sapevo io, mi era stato riferito, che lui c'ha già la sua bella rete di osservatori, di collaboratori. Attenti ragazzi, sono collaboratori esterni. Cosa vuol dire? Che non sono alle strette dipendenze di Fabiani o della Lazio, sono persone con i quali Fabiani, infatti ha fatto proprio l'esempio di colui che gli ha segnalato Mandas, che conoscono Fabiani nel settore da 20 anni, da 30 anni è nata un'amicizia, e gli hanno segnalato i giocatori a gli hanno segnalato Mandas a Fabiani. Andiamo avanti per amicizie? No, perché se è così, ragazzi, stiamo da capo a 12, perché pure Tare sembra così, eh? Dove sta sta struttura della Lazio? Altro punto di domanda. Voglio condividere con voi il mio pensiero e aprire anche delle riflessioni che mi auguro possano essere costruttive. Un altro passaggio che è stato molto importante, ma che a me non ha, fa un po' discutere all'arti, ma non a me, perché a me non coglie minimamente di sorpresa, riguarda il mercato della Lazio che sarà. E Fabiani ha detto una cosa che condivido. Ha detto che lui, nel suo modo di intendere il mercato, non c'è l'acquistare giocatori di 30, 31, 32 anni, a meno che sia un fenomeno di quelli estremi, che anche a 33, 34 anni ti può dare di più. Fabiani è per una squadra giovane, per costruire la Lazio del futuro in casa. Adesso vi faccio una domanda. Quante volte vi ho ribadito sto concetto? È vero o no che ve l'ho detto un sacco di volte? Quando leggete nomi altisonanti associati alla Lazio, già da lì dovete capire che vi stanno dicendo, vi stanno dando in pasto una stronzata. Perché la Lazio non so questi i giocatori che prende. La Lazio i profili sono tipo quelli della Salernitana. C'ha un A, come Cazzarola si chiama, che è un profilo molto interessante sul quale si può lavorare. Pirola è profilo giovane sul quale si può lavorare. Di A, idem con Patate. Sono questi i profili, intendo come fascia d'età. Attenzione, come fascia d'età.
ok? E chiudo qui la parentesi di quelle che sono state le parole di Fabiani, per andare poi ad approfondire un altro concetto del quale vi ho già parlato da parecchio tempo. Attenti, perché Fabiani, la sua rete di amicizie, e lo chiama così per forza, non mi piace per niente perché mi sa di poco professionale, ma tale è, la sua rete di amicizie in ambito di calciomercato ce l'ha molto sviluppata in Inghilterra. Attenti a profili che potrebbero arrivare dalle serie inferiori inglesi. La Lazio deve ricostruire il proprio futuro andando a prendere giocatori giovani, andando a prendere profili che possano esplodere, mettendo in preventivo soldi buttati, perché così si fa il mercato, e su questo sono d'accordo. Spendi 15, 20, 30 per prendere 5, 6 giocatori, te bastano un paio che esplodono, tu quei 30 te li sei ripagati. Scusate, ok? Quindi non aspettiamoci nomi altisonanti. Berardi, stop! Dopo quello che ha detto Fabiani, Berardi, stop! Grazie al cielo, aggiungo io, un'altra annata da infortunato, che l'altro anno mi criticavate, gran parte di voi, quando dicevo che non lo volevo Berardi. Ecco, i prospetti da Lazio saranno gli Isaksen, ok? Questi saranno, amici miei, i Gila, i Mandas. Sto dicendo, ho fatto esempi di quelli che potrebbero arrivare come prospetti, vi dico pure quelli che abbiamo da noi, ok? Questa è, secondo me, la linea che deve seguire la Lazio. Ecco, questi sono i principali spunti dai quali... Ah, poi ha confermato Camada, Fabiani ha detto che ha parlato con l'entourage del giocatore e secondo lui al 100% rimane alla Lazio, dicendo che il futuro di Camada è nelle mani di Camada stesso. Detto ciò, delle parole che ha detto Fabiani, un 50%, non voglio fare 0-0, realmente lo penso, un 50% mi sono piaciute, le condivido, un altro 50% onestamente mi ha lasciato un pochino interdetto, perché non vedo, ribadisco, progettualità in alcuni suoi passaggi, ok? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, amici miei, vi mando un abbraccio forte, ciao a tutti e forza Lazio!